Siamo a Bugugiate, è terminata la partita del Bodio Academy e non è andata tanto bene, hanno perso per 3-1. Abbiamo il piacere di avere un debuttante, presentati. Sono Gabriele Casanova, ho 16 anni e sono italiano, ma ho giocato per 3 anni all'estero. Sono curioso di sapere un po' il tuo curriculum, da quando hai iniziato a giocare, un po' la tua storia, da dove vieni. Quindi io ho iniziato a giocare quando avevo 6 anni, sempre al Bodio, ho fatto 5 anni come portiere. E poi sono andato alternato. Alternato ho fatto circa 2 anni e poi col Covid si è interrotto tutto e sono andato in Germania. Dopodiché ho giocato 3 anni in una squadra comunque di paese e poi sono tornato qui. Beh, Che differenza hai trovato fra giocare il calcio tedesco e quello italiano? sicuramente il calcio tedesco è molto meno agonistico e c'è meno pressione, però il calcio italiano in generale ha un livello un pochino più alto. Ci parli un po' dei tuoi allenatori che hai avuto in questi anni. Qual è stato l'allenatore che ti ha più fatto venire la passione o che ti ha insegnato più cose? Sì, quindi quest'anno non lo conto perché comunque sono appena arrivato e non lo posso valutare, però degli anni passati sicuramente in Germania sono cresciuto molto, ma sicuramente il mister del Ternate mi ha fatto crescere molto perché erano i miei primi anni fuori dalla porta Ricordi come si e chiamava? Come si chiama? Farinella forse. E credo che sia stato lui a insegnarmi di più. Com'è questo cambiamento? Prima giocavi in porta e poi hai cominciato a giocare fuori. Perché questo cambiamento? Diciamo che in porta mi annoiavo un pochino perché durante gli allenamenti sicuramente era divertente perché ti tiravano in porta e quindi eri tra virgolette il protagonista perché c'erano due portieri e quindi eri quello che facevi di più rispetto agli attaccanti che dovevano fare a turno, però nelle partite era un pochino più noioso perché non sempre c'era la possibilità di parare. Senti, qual è il giocatore che ti ispiri di più, che vorresti imitare nel limite del possibile? E qual è il gol più bello? Perché immagino che, avendoti visto giocare oggi, sicuramente ho visto che il fiuto per il gol ce l'hai. Beh, sicuramente il mio idolo potrebbe essere Cristiano Ronaldo, se possiamo dirlo, con la sua determinazione e il mio gol più bello credo che un tiro a giro a fuori dall'aria sotto l'angolino. Ti ricordi con che squadra l'hai fatto? Con quella tedesca. Ok, ti ringraziamo, oggi è andata male, però c'è tempo per recuperare. Come ti sei trovato comunque, visto che ti si allenavi con gli altri, però non hai potuto ancora debuttare per problemi penso di documenti, giusto? Sì. Credo che siamo una buona squadra, però c'è tanto da migliorare, soprattutto a livello fisico, perché nel secondo tempo siamo calati e potevamo fare molto di più. Ok, complimenti e bocca al lupo per il prossimo campionato. Grazie mille.